Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale per una nuova analisi. Un circuito bellissimo, amato da tanti ma odiato da altrettanti. Sto parlando di Macau, un circuito cittadino che, ripeto, io adoro. L'ho girato pochissimo, è stata la seconda pista che ho imparato quando sono arrivato su PC. E adesso, dopo 4 o 5 anni, finalmente ci ha fatto una gara con un'auto anche bellissima, Clio Cup 5. Questa analisi sarà un po' lunga, vediamo di essere più chiari possibile perché ci sono tante cose da dire, ma andiamo. Allora, è inutile dire, come al solito, se vogliamo lanciarci alla perfezione, dobbiamo fare bene l'ultima curva. Senza tirarla, diciamo, fino al collo. Qua è abbastanza importante, se non essenziale, lanciarsi bene perché c'è un lunghissimo rettilineo con due curve che si fanno in pieno e si arriva praticamente al limitatore dell'auto, quindi è fondamentale lanciarsi bene. Ma partiamo finalmente con l'analisi. Allora, la prima curva. In realtà anche la seconda si fa piena, dobbiamo cercare di sterzare il meno possibile per perdere meno velocità possibile. Arriviamo poi alla seconda, anche questa si fa piena ma è difficilissimo, bisogna proprio fare il filo al muro. Io qua ho dovuto mollare forse appena appena perché non ci stavo dentro. Prima staccata grossa, si stacca. Dove ci sono le frecce in terra? Qui. Dove ci sono queste freccettine in terra, si fa la staccata, si scala fino in seconda. Qui attenzione, perché inizia la parte guidata e dobbiamo tenere tanta velocità di percorrenza nelle curve, ma non dobbiamo esagerare. Allora, partiamo dalla prima curva della parte di guidata. Si scala fino in seconda. Non si deve anticipare qui l'inserimento. Vedremo che dopo in tante curve invece bisogna anticipare. Qua bisogna appena appena posticipare. Allora, ragazzi, poi vi do come si dice, come presupposto che bisogna fare il filo al muro sempre, praticamente. Ok? Bisogna sempre fare il filo al muro. Qui però bisogna. Non bisogna anticipare l'inserimento, bisogna appena appena posticiparlo perché l'entrata della curva è larga, però poi si stringe tantissimo. Quindi dobbiamo in questo caso posticipare seconda e inizia tutto il tratto guidato. Andiamo avanti. Seconda, si posticipa, filo al muro anche qua. Qua si mette la terza, si inserisce l'auto, filo al muro di qua, filo al muro di qua. Ok, qui non bisogna tenere seconda, non bisogna mettere terza, poi seconda. Si mette terza, se fai bene la prima curva della parte guidata, riesci a metterla una ventina di metri prima della curva, riesci a mettere terza. E qui, prendo il mio fedelissimo volante, bisogna mettere dentro l'auto, ok? Lasciare terza. E caricare bene l'anteriore con il freno e mettere dentro l'auto e poi sfruttare tutta la parte fuori facendo proprio il filo al muro. Qua è importante in questa curva che abbiamo appena visto, è importante cercare di tenere una velocità di percorrenza abbastanza elevata. Non possiamo perdere troppa velocità perché poi adesso qua c'è un tratto tutto in salita che si fa in pieno. E si perdono 1 o 2 decimi se non si fa forte questa curva, ok? Andiamo avanti. Questo tratto, come vi ho detto, tutto in pieno, anche questa curva a sinistra piena. Se arriva questa di destra, la fermo proprio qui quando freno. Qui bisogna arrivare fino all'ultimo metro, bisogna arrivare in pieno, ok? In questa curva a destra. Poi dobbiamo utilizzare il freno per tenere dentro l'auto per tenere il muso all'interno della curva perché sennò andremo tutti esterni. Ok? Quindi qua piccola deceleratina, piccola frenatina per tenere dentro l'auto.
Poi qua andiamo, la frenata si sta a centro carreggiata, insomma non bisogna sfruttare tutto a destra ma bisogna stare a centro carreggiata. Si fa una frenata non troppo forte perché si blocca subito qua, si blocca subito, e dobbiamo scalare fino in seconda e invece in questo caso dobbiamo anticipare l'inserimento, dobbiamo proprio fare il filissimo al muro qua a sinistra, la dobbiamo anticipare tantissimo qua la curva, la dobbiamo anticipare, l'anticipiamo per poi fare il filo al muro che ci sarà di qua, ok? Puntiamo dritto e facciamo una curva ad arco, quella a destra poi sarà praticamente una, sarà una doppia curva, quella che ci sarà dopo questa a sinistra. Noi come il solito del raggio variabile le dobbiamo pensare come una curva unica, in realtà non è propriamente una raggio variabile credo, però insomma quelle due curve si interpretano come una curva sola. Infatti vedrete che io qua arrivo seconda, faccio il filo al muro, faccio il filo al muro anche a destra e poi faccio una sterzata unica per fare entrambe le curve. Essenziale anche qua non perdere troppa velocità, specialmente quando dobbiamo curvare a destra. Ci sarà da provare un po' di volte per trovare la traiettoria perfetta per riuscire a fare due curve con un'unica sterzata, ma si fa così qua ragazzi, si fa così. Ora vi faccio vedere. Seconda, filo al muro di qua, filo al muro di qua, dritti e poi tutto destra e filo al muro anche di qua. Importantissimo, importantissimo qua avere tanta velocità in quest'ultima curva perché tiri giù davvero tanto qua, tiri giù tanto, devi proprio fare la traiettoria ad arco perfetta e non andare larghi, fare subito il filo al muro a destra. È difficile, però è bellissima questa pista, dai ragazzi, a chi non piace. Andiamo avanti. Questa curva a gomito si fa terza, non si scala, filo al muro, e qui la parte più bella, ve la spiego un attimo. Qua è tutto un sacrificio, ok? Dobbiamo puntare a far forte, veramente forte, questa prima curva a destra che vedete adesso. Questa puntiamo a farla abbastanza forte. Occhio a non andare poi troppo a sinistra, perché poi ci sarà una sequenza di curve qua dove è importante sacrificare per uscire poi a bomba dall'ultima curva. Ok, quindi ricapitolando, la prima curva qui a destra di queste curve in successione possiamo puntare a entrarci belli allegri. Dopo però, dalla curva dopo in poi, dobbiamo sacrificare. Ci sarà una sinistra. Adesso dai, ve la faccio vedere, ve la faccio vedere e metto in pausa che è meglio. Allora, qua possiamo entrare abbastanza fionda. Frenatina che tiene dentro l'auto. Ok? Qua teniamo una traiettoria abbastanza larga perché dobbiamo arrivare a fionda in questa. Però non dobbiamo tenere giù il gas per tutta la curva. Dobbiamo anche qui usare quella tecnica che io uso sempre di far puntare il muso dell'auto all'interno della curva con il freno. Ok? Perché dobbiamo preparare. Allora qua siamo così, no? Come vedete siamo sterzo girato così. Dobbiamo arrivare in procinto della curva, frenare appena appena per tenere l'auto dentro. Poi non diamo gas immediatamente, ma impostiamo bene quella dopo, ok? Qua bisogna sacrificare per poi riuscire a fare flat out tutte le curve che ci sono dopo. Adesso vi faccio, andiamo avanti, sono curve tutte in successione, io ve le farò andare, magari vi vedrete il replay o mandate indietro questo video. Vi ricordo che vi lascio sempre il replay alla fine del video, vi consiglio di vederla un po' di volte, comunque focalizzatevi su questo, sacrificare qui la prima parte per poi fare tutto il resto delle curve in pieno, questo è importante.
Andiamo. Ma qua addirittura ho solo mollato il gas e qua si fa tutto pieno, ragazzi, tutto pieno. Poi qui si frena. Io non ho un vero e proprio punto di riferimento, vado un po' a sentimento. Si frena e si deve cercare questa parte bianca. Vedete che quando il muro rientra qui, inizia una parte bianca, un falso cordolo, diciamo. Ok, bisogna puntare ad andare di sopra. Vedrete che io in questo giro non riesco ad andare sopra a quel bianco lì, ma bisogna andarci sopra. È un po' controintuitivo, perché dici, ok, vado di sopra, anticipo tantissimo la curva, quindi dopo necessariamente andrei larghissimo. E invece no. E invece no, qua si vede un po' da qui, si intravede, è un po' parabolica questa curva, ok? Quindi se noi restiamo belli interni, l'auto resta dentro. Poi anche in questo caso ci sarà una subito a destra, quindi anche qui non dobbiamo puntare. Non dobbiamo puntare all'interno, ah, sto interno, taglio tutto e vado fionda. No, anche qui bisogna semplificare. Va bene che anticipiamo, va bene che anticipiamo l'inserimento della curva, ma calma. Arriveremo, stiamo interni, aspettiamo e puntiamo anche qui, quando gireremo a destra, a uscire a bomba da questa chicane, ok? Riprendiamo dalla frenata e dall'inserimento che, come vi ho detto, deve cercare il bianco, qua, quando si allarga il muro. Andiamo. Tutto interno, tutto interno, tutto interno, qua si fa piena. Si fa piena. A filo del muro, qua si allarga un po'. E si frena, non ci sono qua dei punti di frenata, ragazzi. Bisogna frenare quando riusciamo a mettere l'auto più dritto possibile. Poi la frenata non è una frenata anche qua della vita. Come vedete sono circa tre quarti del freno. Cosa importantissima qui è tenere l'auto dritta, ok? Tenere l'auto dritta in frenata, facciamo il filo al muro che c'è qua a sinistra e poi anche qui dobbiamo anticipare anche qua l'inserimento e fare tantissimo il filo a questo muro, ma tantissimo di spazio fuori ce n'è, dopo di questa curva un po' di spazio ce n'è. L'importante però è star davvero a filo qui a destra, perché sennò la curva non la fai e vai contro il muro. Ma andiamo avanti. Seconda, filo al muro. Vedete che un po' di spazio ce n'è. Qua si tira tutta la seconda. Si frena proprio. Quanti saranno? 40 metri? Si frena 40 metri prima. E anche qua stessa cosa. Bisogna fare il filo, 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 filo al muro interno. Qua ci sarà un piccolo dosso. Quindi l'auto un po' salterà, diciamo, e atterrerà, quindi perderà un po' di velocità. Questo ci permetterà di portare tanta velocità in ingresso curva. Probabilmente se in questa curva non ci fosse stato questo saltellino non si sarebbe potuta fare. Arriverò dentro a 90 all'ora, non lo so, 80. Però questo saltellino permette all'auto di, bam, quando lei atterra si frena e quindi ti permette di star dentro, ok? Qui si stura tutta la seconda, mi raccomando. Filo al muro, se ci si riesce, se si fa una bella traiettoria, bisognerebbe iniziare ad accelerare un attimo prima del dosso, in modo da aver già coppia nel motore e uscire più forte. Però è veramente difficile. Ci avviciniamo alla parte finale, alla parte del tornantino maledetto. Andiamo avanti. Qua io sono stato tutto a sinistra, non ha senso allargare. Questo tornante si stacca qui, lo si fa di seconda, lo si fa di seconda, si posticipa un po' l'inserimento, ma non troppo, perché se qua posticipi troppo l'inserimento va a finire che vai largo.
e bisogna stare abbastanza cauti con il gas, ok? Va bene appoggiarlo, ma attenzione, perché poi vedrete che la pista si restringe tantissimo. Cioè qua in confronto è larga, dopo si restringe tantissimo, ok? Ripartiamo, seconda, si sta praticamente in mezzo, qua si stringe tantissimo e qui ragazzi si frena prima che si riallarghi, precisamente qui, ok? Vedete che qua si allarga il muretto, ok? Un 5 metri, 7 metri, prima, 5 metri dai saranno, un 5 metri prima della... dell'allargamento, insomma, della pista, dobbiamo frenare. Qui come si fa a fare questa curva? Bisogna puntare esattamente l'angolino. Vedete che qua c'è, diciamo, questo pezzo di muro bianco e rosso. Vedete che subito in parte c'è questo angolo, no? C'è un pezzo giallo, un pezzo nero e poi ricomincia il muro che viene verso di noi. Ok, dobbiamo puntare quell'angolo lì, dobbiamo puntare quell'angolino lì con la macchina, scalare fino in prima. Qua non dobbiamo assolutamente aver fretta di metterci dentro alla curva, perché sennò prendiamo il muretto che c'è qua. E si fa così sta curva, ragazzi, bisogna puntare proprio quell'angolino maledetto. Ma vi dirò che se staccate dove vi dico io, arrivate proprio a fine staccata che dovete sterzare, che è il momento perfetto per sterzare. Non è troppo presto e né troppo tardi. Dopo ogni giro questa curva cambia, cioè la farete in modo diverso. È veramente difficile farla sempre uguale, veramente, veramente difficile uscire forte da questo tornantino. Ok, andiamo avanti. Fino alla prima, giriamo tutto qua. Dobbiamo accelerare il prima possibile. Qua tutto pieno, ovviamente. Anche qua tutto pieno. E arriviamo alle ultime due curve di percorrenza da far di terza. Ok? Punto di staccata qua è anche in questo caso quando il muro incomincia un po' ad allargarsi. Cioè qua il muro fa un po' questo, no? Fa un po' così e poi si riallarga verso sinistra. Ok, anche in questo caso la frenata è... Dai, qua è un po' di più, sarà 10 metri prima. Sarà 10 metri prima dell'allargamento del muro. Qua io non l'ho fatta bene, questa curva, purtroppo. Sono andato un po' largo, ma anche qui bisogna puntare ad anticipare l'inserimento. Perché questa curva è... ha un po' di dosso, insomma è un po' sconnessa la strada in questa curva, però l'auto sta dentro, riesce a star dentro e in più c'è tanto spazio da sfruttare fuori e c'è un altro rettilineo dopo. Si fa così, ragazzi, non bisogna posticiparla qua, bisogna anticiparla e non preoccupatevi che l'auto sta dentro. Chiaro, non è che arriviamo al muretto e possiamo buttar giù tutto. Dobbiamo comunque sempre aspettare circa il punto di corda per buttare giù tutto. Andiamo avanti. Terza. Vicini al muro. Vedete quanto spazio c'è fuori? Tantissimo spazio. E poi si arriva all'ultima curva, che è la stessa cosa. Anche qua si tira giù tanto farla bene. Si frena. Io andavo davvero a sentimento, ragazzi. Qua. Bisogna anche qua anticipare. Adesso qua io l'ho fatto anche abbastanza bene, perché vedete che sono già verso, mi sto già, diciamo, indirizzando verso la curva. Si vede che ho bloccato qua appena appena e l'auto mi ha allargato un po', però è una cosa proprio minima, ecco, non è completamente sbagliato come curva. Siamo già alla fine, pensavo di metterci di più. Quanto siamo? Insomma, siamo un po' però, eh. Ok, ma abbiamo finito, dai ragazzi. Anche questa curva si anticipa. Terza, si cerca di fare il filo al muretto e via. Anche qua si allarga tanto la carreggiata, si allarga tanto. E siamo arrivati
al traguardo. Qua andrò ai box violentemente. Sì, perché qua stavo facendo delle prove di qualifica sul server. Ah, dimenticavo. Gara di Italia Racing Team, le classiche for fun che fanno lunedì, divertentissimo, gara 1 e gara 2 con griglia invertita, dai, è stato divertente. E niente ragazzi, siamo giunti alla fine anche di questo video. Se vi fa piacere questo mio impegno, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate anche un commento, meglio ancora se siete dei ragazzi che hanno partecipato alla gara e poi con queste mie dritte riescono a tirar giù il tempo, fatemi sapere nei commenti quanto avete tirato giù e che tempo avete fatto, insomma, ok? Dai, grazie per essere stati qui con me, vi ripeto ancora, iscrivetevi al canale se questi sforzi da parte mia vi piacciono e ci vediamo al prossimo video.